Buonasera dalla Casa Energia di Arezzo, nuova puntata di Nero su Bianco, una puntata in cui eh, vogliamo parlare, tornare a parlare di sicurezza da una parte, eh, come sta la situazione ad Arezzo sotto questo punto di vista, ma anche di questi episodi che hanno eh, lanciato qualche allarme su dei rigurgiti razzisti, volantini in via Piave, la scritta contro Oxfam, un'altra scritta apparsa. Al parco Pertini, insomma c'è un'esasperazione, come si possono spiegare questi episodi. Eh, partiremo però tra poco dalla stretta attualità, visto le ultime vicende che eh, dal punto di vista eh, giudiziario hanno riguardato eh, il Comune di Arezzo. Intanto saluto Fabio Mori, direttore della Casa dell'Energia. Buonasera a tutti, direi che le tematiche sono estremamente interessanti questa sera, poi come sempre diciamo che questo filone di programma ormai sta diventando una vera lente di ingrandimento proprio sulla realtà retina ma anche sull'attualità in generale. Saluto Egiziano Andreani, consigliere comunale della Lega, buonasera. E poi Giuseppe Cirinei del comitato promotore Arezzo 2020, Il Tempo di Cambiare, che per il momento è un comitato promotore diciamo di area centro-sinistra e potrebbe sfociare poi no, in una presenza poi alle prossime elezioni eh, comunali. E poi ritroviamo Antonio Gibelli, segretario del SAP, sindacato autonomo di polizia, ben ritrovato, con lui faremo insomma, un po' il punto della situazione proprio anche eh, dall'osservato proprio delle, delle Forze dell'Ordine e della Polizia di Stato che comunque è sempre, si sente molto vicina e questo, insomma, di questo ringraziamo ovviamente eh, tutti gli uomini in divisa in generale, qui abbiamo ovviamente la rappresentanza della Polizia di Stato e quindi non dobbiamo dare mai per scontato questa presenza, no? questa vicinanza. Questo è il luogo che è stato sempre vicino anche alle Forze dell'Ordine, abbiamo fatto la festa con la Polizia Locale di Arezzo nel giugno scorso, tra l'altro ha partecipato anche la polizia di New York con il comandante, insomma c'è stata una festa anche internazionale, quindi si sostiene proprio questo tipo di iniziativa. Insomma. Saluto Piago Franchini, buonasera Piago. ben trovato? Eh sì, proprio ben trovato. In che senso? Ritrovato. Ah, ritrovato, ritrovato. Ah, ritrovato. <ride> ah, sì, ritrovato. ritrovato, ti abbiamo ritrovato, ritrovato. effettivamente. Allora, vediamo adesso con Greta Settimelli proprio un piccolo riassunto di questa ultima vicenda con questa indagine a margine dell'indagine dell Coingas. Adesso è venuta fuori quest'altra quest vicenda con l'indagine a carico di Roggi, di Amendola e del consigliere comunale Bardelli. Vediamo. Un'altra inchiesta della Procura di Arezzo scuote il mondo della politica aretina, l'ipotesi di reato e corruzione. L'inchiesta sarebbe di fatto una costola del caso Coingas, anche stavolta gli indagati sono esponenti della maggioranza che governa la città. Si tratta di Luca Amendola, amministratore unico di Arezzo Multiservizi, l'azienda che gestisce il patrimonio cimiteriale, Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, l'azienda partecipata dai comuni della provincia di Arezzo che si occupa di edilizia popolare, e Roberto Bardelli, consigliere comunale eletto nel list di Forza Italia ma adesso nel gruppo misto. A spingere il PM Andrea Claudiani ad indagare su queste tre figure sarebbero state delle conversazioni emerse da un PC in uso all'ex presidente di Coingas Sergio Stadirini avvenute poco prima della decisione sul vertice di multiservizi. Secondo la pubblica accusa il ruolo di Bardelli e Roggi sarebbe stato determinante per la nomina di Amendola dietro un compenso promesso e a quanto pare mai elargito da parte di quest'ultimo. La Digos ha perquisito le abitazioni dei tre indagati e le sedi di Arezzo Multiservizi e Arezzo Casa, ma solo per sequestrare telefonini e PC in disponibilità degli indagati. Nessun atto amministrativo delle due partecipate farebbe parte dell'inchiesta. Sentiti telefonicamente, i tre indagati si dicono sereni. Amendola ha già deciso di rassegnare le sue dimissioni e le porterà sul tavolo del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Roggi attende di confrontarsi meglio con il primo cittadino per maturare poi una decisione. Allora, dopo che è stata diffusa la notizia e l'opposizione ovviamente è andata è all'attacco, andata eh, il il PD ha ritrovato un certo protagonismo, in particolare con note stampa che sono arrivate una dietro l'altra, dai segretari dal segretario comunale Caneschi, il segretario provinciale Ruscelli, poi Luciano Galli, poi anche Francesco Romizzi, Arezzo in comune, anche Farsetti, del, di questo suo movimento, al quale ha aderito. Allora io siccome abbiamo un consiglio comunale di maggioranza questa sera. Chiedo ad Eiziano Andrea punto di vista giudiziario è incommentabile perché poi come ci insegnano tante storie un conto poi diciamo il cancan mediatico e poi un conto bisogna vedere cosa se si arriverà appunto a processo e come ci si arriverà l'opposizione però fa dei rilievi anche di tipo più che altro politico ed etico allora chiedo se è una vicenda che insomma imbarazza un po' la, la maggioranza che sostiene Ghinelli Beh, certamente se non avveniva era meglio questo scontato direi. Però naturalmente c'è fiducia nella magistratura e in quello naturalmente nello sviluppo di quella che è la vicenda e sicuramente verrà chiarito tutto e quindi speriamo che dovrebbe finire in tutto in bolla di sapone ci auguriamo insomma, che tutto si risolva nel migliore dei casi. Questo naturalmente sia per quanto riguarda la città, sia per quanto riguarda anche i soggetti naturalmente che sono interessati alla vicenda. C'è se vuole dire la sua. Sì, che dire, il, ovviamente la magistratura farà il suo lavoro e non, non c'è da interferire, il fatto è che in questi ultimi tempi si stanno moltiplicando, adderzando delle situazioni su questa giunta che sono abbastanza preoccupanti, come in gas e questa vicenda di oggi. Gli aretini, Forse cominceranno a pensare anche un po' a qual è stato il valore di questa esperienza, non è il problema di ricompattare l'opposizione o non ricompattarla, il problema è reale e concreto. Eh, non voglio agitare fantasmi o insomma, fare discorsi troppo complicati, però francamente eh, viene in mente che questa città ha avuto due amministrazioni, due esperienze di amministrazione di destra, si stanno concludendo tutte e due con qualche problemino. Eh, vabbè, vediamo cosa succede cioè, ogni volta che governa la Tesa, poi c'è no, qualche ora inchiesta non eh. voglio essere così categorico <ride> però l'esperienza di due volte è questa ecco, poi vediamo Il Giziano Andriani niente da aggiungere penso che siano due situazioni completamente diverse e che non hanno niente a che vedere con le, le vicende del passato questo direi è fondamentale ricordarlo poi vedremo quelli che saranno gli sviluppi, oggi è troppo presto eh, per porre giudizi eccetera, vediamo anche la vicenda del sindaco come abbiamo sottolineato che ha avuto bisogno di ulteriori indagini, quindi vuol dire che le cose non sono proprio chiare e, e la sinistra, il centro-sinistra, l'opposizione aveva attaccato già a suo tempo su quest'ambito qui, oggi vediamo che comunque c'è bisogno di altri sei mesi di indagine per fare le opportune valutazioni alla magistratura, quindi direi che aspettiamo sempre gli eventi prima di di fare dichiarazioni o di prendere per buono tutto quello che viene pubblicato. Piero Franchini, cosa, cosa si dice tra il popolo? Ma il popolo dice che tutti i giorni vediamo che sia a livello nazionale sia a livello eh, diciamo, di, di, anche vicino a noi eh, succedono un po' sempre queste cose che eh, purtroppo non vorremmo che succedessero. E perché? Perché la magistratura avrebbe tante altre cose da fare che stare a vedere se qualcuno si approfitta della situazione per magari. Però ecco, come, come ha detto Adriani, il rispetto per la magistratura appunto è dovuto e quindi credo che si farà a chiarezza e credo che... Se ci saranno diciamo, dei colpevoli giustamente debbano venire condannati, se invece non ci sono vengono tutti assolti e, quindi, e si faccia soprattutto chiarezza che spesso e volentieri non è molto semplice purtroppo noi in Italia eh, purtroppo troviamo sempre mille come dire, eh, gatti da pelare che poi dopo vengono pelati in qualche modo. Insomma. Ecco, quindi, ecco, quindi, però, eh, come, ripeto noi abbiamo tanta fiducia nella magistratura e quindi speriamo appunto che tutto vada per il meglio. Allora, eh, passando invece al tema della, della serata, eh, chiedo ad Antonio Gibelli ecco, qual è la situazione diciamo, eh, dal suo punto di vista della, della sicurezza in città rispetto anche alle altre volte che, che ci siamo visti, quali sono diciamo, magari le emergenze, i problemi che, con cui vi trovate a, ad avere a che fare. Per quanto riguarda il nostro ambito lavorativo abbiamo avuto una, diciamo così, una, una boccata d'ossigeno con questi ultimi rinforzi che sono arrivati, sono sempre pochi e soprattutto sono inadeguati rispetto a quanto è stato perso negli ultimi anni, stiamo parlando di circa 100 unità a livello provinciale. Per quanto riguarda le emergenze, diciamo, eh, emergenze, la situazione della città, che dire, eh, riguardo a Saione che è sempre stata la zona quella maggiormente eh, attenzionata anche dai mass media, diciamo che forse c'è stato un lieve miglioramento, comunque eh, tutti i giorni, non dico tutti i giorni, ma insomma almeno due o tre volte alla settimana ci sono sempre segnalazioni di zuffe, di risse. Eh, attività di, di spaccio c'è sempre anche se c'è stata quell'operazione sicuramente incommiabile sicuramente incommiabile dal punto di vista dell'impegno profuso da, dai, dagli agenti della squadra mobile soprattutto l'operazione del Pionta però nonostante questo a dimostrazione del fatto che c'è un fenomeno che probabilmente in maniera molto difficile si riesce a controllare con attività di tipo giudiziario L'attività di spaccio continua e, e il relativo consumo di, di quanto viene messo in vendita. Eh, quindi, insomma, eh, Saione non, non va dimenticata, continuano i servizi, però ripeto: eh, bisognerebbe fare qualcosa di più che non è certamente l'organizzare servizi di prevenzione. È qualcosa che può servire, ma se poi a monte non ci sono delle pene certe eh, nel momento in cui queste persone vengono arrestate, perché settimanalmente si arrestano spacciatori, così come anche ladri che operano in tutta la città, se questi poi vengono scarcerati perché eh, appunto non si possono applicare le misure cautelari, in ragione del decreto Renzi del 2014 è chiaro che la situazione non potrà migliorare in maniera consistente. E, niente, l Abbiamo letto e anche sentito, ogni tanto ci avvisano che soprattutto in via Piave ogni tanto qualche, eh, scoppia qualche rissa qualche, e si teme che magari prima o poi no, capiti qualche, qualche cosa eh, di irreparabile. Sì, sì, infatti come ho accennato prima continuano le zuffe, eh, sono stati trovati anche in un paio di casi dei giubbotti insanguinati, delle tracce matiche con persone che poi si sono dileguate. E chiaramente speriamo che non sia un campanello d'allarme ulteriore, diciamo che ecco, gli interventi sono leggermente diminuiti in quella zona per quanto riguarda appunto, eh, i contrasti che c'erano fra, fra tutti i pusher eh, in attività. Eh, chiaramente ha influito molto sicuramente l'attività dell'operazione, la grossa operazione di polizia che c'è stata, appunto quella famosa del Pionta. Però il problema è che eh, se, non, se non cambiano le regole di ingaggio, diciamo così, se, se non cambia il sistema, se non cambiano le norme, se non ci sono delle pene certe, soprattutto se non ci sono misure cautelari incisive, eh, si fa poco, perché poi questa gente chiaramente capisce com'è il giochino e, e ricomincia a fare quello che faceva prima il livello di spaccio è rimasto immutato, al di là cioè nel senso che si sposta in base poi dove ci sono magari gli interventi delle forze dell'ordine, rimane concentrata nella zona del campo di Marte, Pionta, quelle zone lì. Beh, maggiormente lì, sicuramente lì eh, tutt'ora anche recentemente sono stati fatti degli arresti sempre a Campo di Marte o zone limitrofe, eh, vanno sempre lì a prenderla o al Pionta. Eh, quindi eh, io altre zone francamente non eh, non ne ho avuti di segnalazioni ecco. Ah, ecco, io su questo volevo fare un piccolo, un piccolo intervento anche perché secondo me è sintomo di una situazione problematica la creazione diciamo, di aree dove si concentra la microcriminalità come è stato affermato adesso dove si concentrano i fenomeni criminosi e dove anche diciamo, le varie etnie eh, si raggruppano e in qualche modo si, si, quasi si vede un fenomeno di ghettizzazione questo fenomeno di ghettizzazione visto, non è che è, è creato apposta o appunto è sintomo di intolleranza, è sicuramente la creazione di focolai, noi abbiamo quell'esempio francese, l'esempio francese è quello della creazione diciamo, di, veri e propri, di vere e proprie aree, arrondissement, che, che vedono la presenza unica appunto di soggetti extracomunitari, cioè fuori dalla comunità locale. Questo in qualche modo acuisce il problema dell'integrazione, cioè non crea integrazione, crea delle cellule. Che in qualche modo si sviluppano e si incrementano e non riescono appunto ad integrarsi all'interno del tessuto sociale eh, in cui viviamo noi. E quindi, secondo me, la cosa peggiora. Quello che si dovrebbe fare è sicuramente, come sta facendo, come è stato affermato, e come le stesse forze dell'ordine intervengono e in qualche modo eh, formano dei cuscinetti per prevenire l'evento criminoso, anche cercare di, in qualche modo, di aiutare la popolazione locale, cioè di aiutarla cercando di creare integrazione e. In qualche modo l'amministrazione, gli enti devono far sì che sia permeata un'attività diciamo, facilitatoria per togliere queste persone da, e, da queste concentrazioni criminose e cercare in qualche modo di, di creare una, un fronte comune. La stessa attività diciamo, della città, dei cittadini, non solo dei commercianti ma anche dei professionisti del luogo. Io l'altra volta sono stato a Saioni, ho il medico di famiglia, che mi ha descritto diciamo, una situazione del, della mafia nigeriana che era un po', diciamo, come dire, un po da Bronx americano. Ecco, questo sicuramente è un fenomeno sentito molto anche dal, eh, dagli stessi commercianti e dalle stesse persone che operano nell'area e ne sentono diciamo, ancora di più l'allarme. Quindi cerchiamo di, in qualche modo di sciogliere questi nodi eh, impedendo a questi soggetti di collocarsi solamente in determinate zone della città, ma cerchiamo di, di farli andare diciamo, all'interno del tessuto cittadino in maniera almeno tentare un'uniformità. Registriano ecco, Trigani, da che dipende questa situazione e se il Comune diciamo, ha mantenuto, cioè il Comune, la Giunta e, e il Signor Ghinelli ha mantenuto diciamo, quelle che erano state le sue promesse, perché la sua campagna elettorale no, fu molto basata proprio sulla sicurezza Saioni. Beh, diciamo che innanzitutto c'è da valutare un aspetto. <coughs> L'aspetto è quello che naturalmente mentre prima eh, come succedeva in piazza Guido Monaco non passava settimana che non c'erano almeno uno... O due accoltellamenti, risse e quant'altro, adesso la situazione è nettamente migliorata nel centro della città. Questo diciamo, è l'aspetto funzionale. Purtroppo, con quello che è successo, eh, quindi con l'afflusso di immigrazione, è stato ricordato poco fa, della mafia nigeriana e tante altre situazioni, i problemi naturalmente sono eh, notevolmente eh, peggiorati. Ma questo l'amministrazione ha fatto tutto quello che poteva farlo, come le forze dell'ordine, tra l'altro, sono come sa benissimo l'esponente qui del, del ZAP, e, essendo in, nella polizia, sono stati fatti degli interventi interforze fra, eh, fra le varie polizie, quindi polizia locale, eh, la polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, eccetera. Quindi c'è stata molta attenzione al problema, tant'è vero che anche la PM stessa... <coughs> Ha fatto tutta una serie di controlli. So che la mattina dalle sette in avanti c'è almeno una pattuglia che si occupa naturalmente dell'antidegrado. Per quanto riguarda poi la, nella mattinata stessa ci sono due pattuglie per quanto riguarda la sicurezza e una nel pomeriggio. Quindi vuol dire che la città viene messa sotto controllo. Volevo dare qualche piccolo dato che, che mi è arrivato, ad esempio. Nel 2015 ci sono state solo eh, 127 notifiche di riato. Nel 2018 sono state oltre 230. quindi vuol Vuol dire che dell'attività è stata fatta. I servizi antidegrado nel 2015 erano poco più di 100, ora sono quasi nel 2018 sono quasi 700, quindi vuol dire che c'è stato un notevole incremento e attenzione ai problemi della nostra città. Purtroppo eh, i problemi sono aumentati negli ultimi anni e questo non dovuto a fattori nostri, ma soprattutto a fattori esterni con l'arrivo eh, di, di persone nuove che non sappiamo né chi sono né da dove vengono e. Quello, è quello che hanno fatto anche nei loro paesi. Quindi lo vediamo e notiamo che in alcuni locali dove si concentrano queste persone succedono anche degli episodi molto sgradevoli come sono stati ricordati poco fa. Eh, C'è da notare anche un altro aspetto che nel 2016 sono stati fatti mh, 320 eh, controlli nei locali ad esempio, nel 2019 sono oltre 800. Quindi sono tutti numeri che eh, l'amministrazione comunale, grazie anche alla polizia locale o polizia municipale come la vogliamo definire, si sono eh, interessati e sono intervenuti. Attività locali, quindi vuol dire che c'è stata molta attenzione anche da parte dell'amministrazione, almeno per quello che può fare l'amministrazione comunale, perché chiaramente qui abbiamo un questore, un prefetto che si devono occupare, in modo un pochino più profondo, di quelli che sono gli aspetti della sicurezza nella, nella nostra città e nell'ambito della nostra provincia. La pausa e poi ripartiamo. Di insieme dalla Casa dell'energia. Allora volevo sentire eh, Giuseppe Circhinei eh, su, sia sull'operato della Giunta Chinelli in tema di sicurezza, sia ecco, se eh, diciamo, questo problema legato a Saione, se magari considera che sia ingigantito, se effettivamente c'è una certa esasperazione magari da parte degli Aretini. Insomma, come vede la situazione? Ma ehm, che ci siano dei problemi concentrati in alcune zone della città è fuori dubbio, che a Saione ci siano dei problemi che sono stati evidenziati dai fatti che sono avvenuti è fuori dubbio. Mh, è stato già detto qui che, comunque, la situazione complessiva non è a livello a volte della percezione che viene provocata da certi eh, modi anche di comunicare queste cose. E soprattutto quello che mi fa più paura, diciamo, che ci fa più paura è il continuo messaggio che viene lanciato eh, collegando il problema della sicurezza e quindi anche della delinquenza, del, 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 diciamo, del reato, del, del crimine, di tutta questa roba qui, collegarlo direttamente alla questione immigrazione. Ecco, questo induce sicuramente ad atteggiamenti che non sono corretti, che non colgono l'essenza del problema per poterlo risolvere e possono portare anche a mh, quelle situazioni di razzismo che sono state evidenziate ultimamente in questi giorni. Eh, sicuramente eh, la questione immigrazione è una questione rilevante che ha delle conseguenze anche, sulla anche sul problema sicurezza e... Eh, e criminalità, ma va analizzato in, in, in profondità. Cioè eh, voglio dire, i dati ci dicono, per esempio, tanto per eh, dire qualcosa de, de, dal punto di vista numerico, che eh, in Italia la presenza dei, degli stranieri eh, nelle carceri italiane è in diminuzione percentuale più che non degli italiani. Questo è un fatto rilevante. Ma ci dicono due cose, anche, eh, diciamo, due, ci danno due dati interessanti su cui va rif bisogna riflettere. Uno, che eh, la regolarizzazione degli immigrati riduce radicalmente la criminalità, eh, le comunità che sono più integrate e più, da più presenti nel territorio sono quelle che danno meno presenza in carcere e nelle, nelle situazioni di criminalità. La gravità dei reati, poi su questo ci, posso, ci tornerò sopra, adesso per brevità di tempo ci tornerò sopra perché questo è interessante, la gravità dei reati per le persone che sono in carcere, il 44% di coloro che sono in carcere per reati con meno di un anno di condanna, quindi per reati lievi, il 44% sono immigrati. Mentre per reati più gravi solo il 5-6% dice ma questo che ci importa? No? È un elemento importante perché è chiaro che se a me mi rubano il borsello è un reato poco grave, di poca condanna, posso dire ma a me mi importa che mi hanno rubato il borsello. Però se vogliamo ragionare in termini di che cosa si può fare è un elemento che ci porta a pensare che in realtà la questione dell'immigrazione sta dentro la questione della criminalità, soprattutto perché è un settore che offre mano d'opera a una criminalità organizzata che non, è, che non dipende dall'immigrazione, una criminalità organizzata che ha altri canali, come sappiamo in Italia ce ne sono tanti. Allora, il problema è agire e ragionare del come e perché si può intervenire su questo fatto. Sono state dette due cose, mi zitto qui, sì. che io penso debbano essere riprese. Una è stato detto. Da rappresentante della polizia, non basta l'attività giudiziaria per risolvere il problema, occorre fare altre cose. L'altra, l'ha detta Mori, mi sembra, dice eh, occorre ragionare sull'integrazione: è di questo secondo me che bisogna ragionare per tentare di affrontare seriamente il problema, e poi magari ci si può ritornare sopra. Su questo, eh, vivendo diciamo almeno 8-9 ore in quelle zone. Eh, prima di tutto devo precisare una cosa che io la preciso sempre, però purtroppo ormai quello è il quartiere di Saione e quindi ecco, io vorrei ricordare che le cose avvengono soprattutto in quel quadrilatero che è appunto Campo di Marte, la, la ferrovia eh, via Piave e lì. insomma ecco, diciamo Perché onestamente ecco, nelle altre zone eh, potrete vedere, potete venire anzi spesso dove si viaggia abbastanza tranquilli, sereni, poi è chiaro che lì c'è una, una concentrazione di extracomunitari che siamo intorno al dal 25 al 26%, quindi mentre invece eh, voi sapete che la media a livello nazionale siamo intorno al 10%, quindi ecco, lì abbiamo una grossa concentrazione appunto di, appunto di extracomunitari e non solo di extracomunitari ma anche di comunitari. Che eh, onestamente certe volte sono stati quelli che non hanno portato delle, de, delle cose molto buone. Insomma, quindi, ecco, e, quindi, ecco, però eh, volevo dire questo: che eh, noi abbiamo visto appunto un miglioramento da parte de, da quando ci sono stati questi controlli, che però eh, secondo noi sono sempre pochi. Perché? Perché eh, è chiaro che noi vediamo che tutto in Italia sta soffrendo. Quindi, soffrendo appunto le forze dell'ordine stanno soffrendo appunto eh, le, a livello comunale le forze appunto della, della polizia locale quindi perché perché mancano sempre appunto persone mancano sempre eh, chi fa, fa mentre invece ecco chi secondo me dovrebbe fare un po più un pochino più appunto è quando si arriva agli arresti che spesso e volentieri io credo che non fanno te tempo nemmeno a portarli in carcere che già i giudici li, li hanno messi fuori. Quindi ecco perché? Perché probabilmente ci saranno delle leggi che permettono di fare questo. Però ecco, io credo che eh, onestamente lì bisognerà fare un qualcosa perché mi sembra che oggi in galera per quanto riguarda questi reati, che si ormai, eh, non so, la chiamano microcriminalità, però... È sempre criminalità perché c'è, quindi è inutile stare a, a menare il campelaia. Allora, io, i, gli abitanti e i commercianti cercano in tutti i modi di integrarsi. Chiaramente noi abbiamo visto che semmai sono mancate cose da fare da parte delle istituzioni. Quindi io dico che anche per quanto riguarda gli ultimi tempi, l'amministrazione comunale non è che abbia fatto grandi cose, tant'è vero che noi eh, oggi abbiamo fatto proprio una riunione eh, dove ci sono stati eh, di, diversi commercianti proprio per cercare di sopperire un po' a ciò che doveva essere fatto anche da altri perché noi abbiamo avuto un periodo della città del Natale, eh, proprio ieri sera io ho tagliato una fotografia dalla città che eh, c'era un deserto come succede poi per gli 11 mesi dell'anno e in via, in quelle strade, nelle periferie, il deserto considerato perché c'è sempre 12 mesi dell'anno, non 11 ma 12 perché nessuno fa più niente, nessuno fa... E ora noi abbiamo fatto questa riunione appunto per cercare noi di... Tant'è vero che abbiamo già deciso la prima data che è il 22 di febbraio, dove faremo un carnevale un, carnevale un po' strano, perché noi giudichiamo strani e quindi lo vogliamo, vogliamo fare strano, quindi, strano. quindi <ride> faccia, lo famo strano. Ci, ci saranno appunto le belle maschere ci saranno appunto le maschere dei figli di Bocco quindi ecco e li, eh, ci organizzeremo in modo e però vorremmo che da questa partenza che appunto eh, chiederemo visto la riunione che abbiamo fatto appunto oggi noi eh, chiederemo appunto alle istituzioni e all'amministrazione di supportarci un po' eh, abbiamo eh, diciamo un pochino eh, tra virgolette berciato come si dice Arezzo e eh, diciamo che l'assessore Comanducci c'è stato un pochino eh, dietro perché effettivamente ha eliminato la tassa appunto del suolo pubblico e quindi chi vorrà venire là a fare i mercatini che ci sono in piazza Zucchi che ci sono in piazza di Saione lo potrà fare senza pagare il suolo pubblico quindi chiaramente che ha le attività, potrà venire e quindi ecco, cercando sempre di ampliare, noi vorremmo ampliare appunto quel mercatino che c'è in Piazza Azzurra. e questo vuol dire sicurezza anche perché il presidio dei commercianti, il presidio della gente che sta lì, e eh, degli abitanti porta ad allontanare eh, quella gente che vuole fare malaffare e quindi ecco, secondo me la presenza di, di, di molte eh, cose, diciamo, poi vogliamo fare un qualcosa appunto sulla cultura, perché a questa gente che viene bisogna anche integrarla in questo senso, per dire perché noi lì non abbiamo un posto dove eventualmente farli incontrare, farli trovare, per dire, ecco magari organizzarci qualcosa insieme, quindi proprio per cercare di integrarsi, come io ho visto che io nella mia attività mi sono un po' integrato cercando di capire le loro, le loro esigenze, i loro problemi e le loro necessità. Mi sono integrato, ho cercato proprio di trovare dei prodotti adatti per loro. Per cercare, perché? Perché loro eh, se trovano un posto dove eh, si trovano bene, dove va, praticamente non portano male a fare, ma ci sono tantissime famiglie che lavorano che lavorano in modo serio, io li vedo che certe volte in certi posti dove ci sono appunto le fabbriche li vediamo lavorare fino a tardi, li vediamo qui quindi. quindi ecco, secondo il mio punto di vista eh, diciamo che dipende anche da noi appunto eh, sì, eh, questa integrazione che eh, deve essere in qualche modo fatta e fatta in modo un pochino più serio. Cioè, al di là delle forze di polizia, eh, ci ci vorrebbe anche un qualcos'altro. Ho chiesto a Antonio Gibelli: eh, 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 appunto, magari bisogna eh, distinguere, no? magari la, la famiglia no? e le persone che magari vivono qui da, da un po' di tempo e si, comunque, no? anche grazie alle persone come te, magari. Eh, si integrano eh, ovviamente con il tempo, da poi le presenze invece, quelle no? eh certo. che quelle lì hanno una propensione all'integrazione, cioè quelle che alla fine vediamo sempre in giro eh, nei, nei, nei soliti punti? Ma io non voglio addentrarmi in percorsi di carattere sociale, però diciamo che eh, a mio avviso. L'integrazione deve partire da chi si deve integrare, cioè quindi se uno vuole integrarsi in una società nella quale si è trasferito per motivi di emergenza, per motivi di opportunità, non ha importanza, deve fare un piccolo sforzo, deve cominciare a parlare la nostra lingua, deve cominciare a frequentare i nostri luoghi. Certamente deve comportarsi bene, cioè non deve andare al campo di Marte a spacciare perché non si può chiedere alla popolazione aretina. Eh, di integrarsi con dei delinquenti, almeno io penso sia una richiesta assurda questa. Quindi eh, un'altra cosa, ora c'era il... non mi ricordo come si chiama il signore... Giuseppe Cirina. Eh, Cirina, ecco sì, scusami. Cioè, ha parlato, ha snocciolato delle statistiche. Io posso dire che a livello locale eh, attualmente stiamo lavorando, come sempre, ormai da parecchi anni, con il percentuali che si avvicinano al 70% dei crimini commessi da persone eh, straniere. Quindi i, i numeri sono impietosi purtroppo, eh, noi stessi, chiunque vorrebbe che queste cifre fossero diverse, ma purtroppo non lo sono, ci saranno delle ragioni di carattere sociale, la povertà, quant'altro, però eh, insomma eh, i dati sono questi e ripeto sono, sono oggettivi, quindi... Eh, la situazione è questa, ecco, non, ripeto, le persone che vogliono fare qualcosa, noi stessi come forza loro abbiamo aiutato tante persone che ci sono venute incontro, che ci hanno aiutato anche per nello svolgimento delle indagini e hanno ottenuto sicuramente dei vantaggi da questo, nel senso che poi abbiamo fatto di tutto per cercare di fargli ottenere anche permessi di soggiorno e quant'altro, nei limiti delle, di quanto consentito dalle norme. Quindi eh, chi si vuole impegnare, chi si vuole integrare lo fa e sicuramente ci riesce. Io tutti questi episodi di razzismo, francamente non... lavorando in mezzo alla strada da, da quasi 30 anni qui ad Arezzo, io non, non ne ho mai visti. Ecco. Allora, come sono di, di questi episodi? L'ultimo, uno di lui, anzi il penultimo, riguarda proprio no, questa scritta che è apparsa proprio sul muro di una di Oxfam che si occupa eh, in, diciamo in gran parte proprio dei, dei temi legati all'integrazione e allora vediamo questo servizio e poi ne parliamo Oxfam Raus, questa è la scritta che è comparsa questa notte sull'edificio che ospita la sede cittadina della Ollus, ancora dunque un atto intimidatorio nella quartiere di Saione, proprio nello stesso tratto di strada eh, nel quale solamente alcune settimane fa erano comparsi alcuni volantini razzisti. Ma rispondiamo con continuando più convinti che mai che si debba costruire una società diversa, una società più accogliente, dove le persone possono vivere meglio insieme e noi possiamo dare il nostro piccolo contributo come stiamo facendo da tantissimi anni, aiutando in tanti paesi del mondo le popolazioni a uscire dalle crisi, dalla povertà e così anche in Italia a aiutare le persone italiane e non a vivere meglio in questo paese e costruendo percorsi anche di crescita di educazione nelle scuole. Un episodio che ha suscitato la ferma condanna da parte dei residenti del quartiere, indubbiamente uno dei più multietnici della città, così come è accaduto per i volantini con frasi razziste. Penso come, come altri che si tratti di un singolo eh, personaggio che evidentemente ha qualche problema. E eh, ci sono stati volantini, ora questa scritta, però insomma, gli episodi di razzismo da noi non si sono mai visti, almeno io ho 50 anni, ho, e da 30 viva Saione, io non ho mai visto episodi di razzismo tuttora. Loro puoi dire che sì, noi, perché i neri non è tutto chi è cattivi, se certo. cattivo cattivi c'è buoni, ma per dimostrare il buono buoni deve com comunicare con loro. I cittadini tornano però a chiedere una maggior sicurezza nella zona. La stessa via Piave nel 2017 fu anche teatro di una maxirissa tra una cinquantina di persone di origine africana a colpi di bastoni e bottiglie. Esasperato. Anche io ho un negozio e voto. Non ci viene nessuno. Chi viene? Specialmente qui, specialmente questa strada. Sul posto questa mattina è intervenuta la polizia di Stato che ha dato avvio alle indagini per cercare così di risalire al responsabile del gesto. Allora chiedo intanto è la domanda che vi faccio eh, sia a Agenzia Andriani che a Giuseppe Cecinelli, sia che sta diventando una città razzista da una parte, per una minoranza, ovviamente, però episodi di questo tipo magari o prima non venivano notati o forse non si verificavano e se questo discorso dell'integrazione, sei se d'accordo Gessino Andriani con, questa, con quello che diceva eh, Giuseppe Cerninei, cioè che ci servirebbe più integrazione? L'integrazione viene messa come panacea di tutti i problemi. Il problema è stato sollevato poco fa. Bisogna vedere se queste persone che arrivano hanno voglia di integrarsi con il nostro tessuto sociale, economico e quant'altro, se hanno voglia, naturalmente, di rispettare anche quelle che sono le nostre regole. Perché qui si parla di integrazione col fatto che noi dobbiamo integrarci con quelli che arrivano, no, il concetto è un po' diverso. Sono quelli che arrivano che devono integrarsi con noi e questo, direi, è l'aspetto fondamentale. Vorrei ricordare anche una, una cosa che è stata sottolineata, l'amministrazione sta facendo tutto quello che può, è stato segnalato poco fa che ad esempio chi vuole fare dei banchini, chi vuole utilizzare spazi pubblici nella zona Saione, non paga nessuna tassa di concessione del suolo pubblico anche questo è un incentivo a far sì che possano nascere delle iniziative è logico, l'amministrazione comunale non può sostituirsi poi per quanto riguarda la presenza di eh, stranieri all'interno del quartiere di Saione, inizia con le amministrazioni precedenti, cioè è una conseguenza diciamo quello che eh, avviene oggi, quindi non è, non è nulla di nuovo. Volevo rispondere, rispondendo anche, l'ha sottolineato anche l'esponente della Polizia di Stato, dove naturalmente i, quelli che sono gli episodi criminosi, nella maggior parte dei casi, purtroppo, io dico purtroppo, sono commessi da stranieri. Questo non vuol dire che tutti coloro che arrivano sono, uh, sono identici, tutti commettono, assolutamente, questo è, sarebbe un concetto sbagliato. Il problema nasce perché abbiamo avuto per diversi anni dei flussi migratori di persone incontrollate. Incontrollate significa che non sappiamo chi ha arrivato, non sappiamo chi sono, non sappiamo quello che hanno commesso nei loro paesi, quello che ci occorre non è questo, non è che, questo è quello che ci ha lasciato la sinistra, la sinistra, il governo ci ha lasciato questo problema che noi abbiamo risolto nel momento in cui siamo andati. Ci dicevano che l'immigrazione non poteva essere frenata, abbiamo visto che cambiano ministro degli interni, sono praticamente cessati quasi completamente nell'arco nell di un anno quello che è l'immigrazione incontrollata. Quindi bisogna andare verso un'immigrazione controllata, quindi chi arriva dobbiamo sapere chi è, deve presentare documenti. Come si fa in tutte le case quando si entra, in tutti negli altri paesi del mondo? Se si vuole entrare si presenta un documento di identità e viene valutato chi è la persona attualmente che arriva. Beh, certamente è un dato di fatto che purtroppo, come leggiamo anche sulla stampa naturalmente in questi giorni, eh, il problema naturalmente è la certezza delle pene. Furti di auto nelle case, presa la banda, ha l'obbligo di firma ma continua a rubare, albanese in carcere, cioè, non è che ce lo inventiamo. Sono i fatti di oggi, ho preso solo alcune cose che escono sui nostri giornali e quindi non ci dobbiamo poi eh, se la gente ha qualche piccolo problema. Chiedevano asilo, spacciavano droga, quindi cosa succede? Succede che noi paghiamo queste persone per vivere nella nostra città e in contempo naturalmente fanno, fanno uno spaccio. Che posso dire? Droga campo di Marte, cassiere commesso, arrestati ma subito liberi. Significa che, come, avveniva, come è stato segnalato poco fa eh, da Franchini, che nel momento in cui arriva arrivano o scatta diciamo, quello che vengono rimessi in libertà e hanno l'obbligo di firma, ma per eh, 23 ore al giorno sono liberi di fare quello che vogliono e quindi non ci sono termini e modi per tenerli in, in, in certe situazioni, quindi che non possono più commettere reati e quindi va cambiata anche un po' la legislazione, va usata un pochino più di pugno duro. Eh, perché altrimenti se no finisce che viene considerato che tanto in questo Paese si può commettere reati che tanto rimangono impuniti e questo direi è quello che ha cercato di fare anche il Ministro Salvini nel momento che è diventato Ministro degli Interni, ha cercato di portare questo concetto, certezza della pena che dobbiamo dare per dare sicurezza al nostro Paese, ma per la sicurezza stessa anche degli immigrati che non si comportano male. E questo è questo quello che occorre. L'integrazione parte anche da questo: parte dal fatto che le comunità debbano avere voglia di integrarsi con la nostra lingua perché devono imparare a parlare italiano, perché in tante situazioni sentiamo parlare, continuano a parlare nella loro lingua di provenienza. E questo è sbagliato. Se vogliono integrarsi in questo paese non si può parlare, si deve parlare in italiano. Al meglio sarebbe in Aretino. Allora un attimo e poi la pausa e poi eh, sentiamo eh, Giuseppe Ciginetra, un attimo. Eccoci tornati, allora, stiamo parlando di sicurezza ma anche di integrazione. Eh, Giuseppe Cerinei vedo che è una sfida tra di voi a colpi di articoli di giornale. Eh, qui sì, no. lascio, fare, no, no. lascio fare, perché ha citato i giornali. Facile vittoria. Sì, eh, è facile vittore. Poi avrei già vinto prima dipende, dipende, di partire. Dai. Calmo, dipende da che punto di vista, perché è chiaro che se si fa la cernita di articoli giornali risulta quello che dice Andriani. Eh. Però anche la stampa dovrebbe pensarci meglio quando scrive. Io ho qui due notizie, così, questa però non me la contate nel tempo. Eh, perché siamo in parco condizioni. Ho qui due notizie prese da, un, da Lanza, quindi una cosa ufficiale, due anni fa, eh, non so dire, ma sono, sono significativi. Due reati uguali, ecco, non so se riescono a inquadrarla. Adesso lo facciamo vedere. E imprendi Luca, imprenditore, ucciso, imprenditore ucciso, fermato, fermato in nigeriano. è nigeriano. Eh. Foto e sotto non si legge, ma c'è anche il nome, va bene? Subito sotto, stesso giorno, cioè la stessa data, c'era un'altra notizia. Omicidio a Milano. Ora lei non si vede, probabilmente. Omicidio a Milano. Fermato, ha confessato, stessa cosa di prima, pari pari. Omicidio, fermato. Questo ha confessato, questo no. Non c'è scritto niente. Sotto, piccolo, piccolo, è italiano incensurato. Piccolo, piccolo. Non c'è foto, non c'è nome. Quindi, nel giornale appaiono due notizie di due omicidi. Lo stesso giornale? Un e l'ansia. la stessa ansia, okay. Con un'unica foto, che è questa. Ecco come funziona a volte il meccanismo della percezione e dell'opinione e del funzionamento de, de, dell'informazione. Questo era così, eh, fuori, fuori, di, fuori, teatro, fuori sacco. Eh, non è una battuta quella che dico, la dico seriamente e mi dispiace di doverla dire sono d'accordo con Andriani ah, su un punto questa è una scoop ah, eh, eh, no, sì. eh, su, su, su un primo passo punto, su, un di punto. <ride> su un punto <ride> è una missione un 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 su, su una cosa che ha detto il ministro Salvini ha dato certezza della pena è vero infatti bambini donne ragazzi giovani e vecchi sono sicuramente condannati a morire in Libia sotto le peggiori torture questa è ma la verità. Perché... Tutti questo, lo tutti, questo, tutto, ma ma io come sa? si fa ancora oggi a dire scritto, queste cose qui? Scritto, va, per, per favore? No, no, per carità, ovunque. dire per... queste cose qui, no, no, vai. Dunque per... è, è documentato, va. basta ascoltare le testimonianze e, tu, e tutti lo sanno si fa finta di non saperlo no, eh, si, fa finta si dimentica di, non di dire che c'è sì, il business sì, sì. dell'immigrazione di là dal mare dove i mercati di queste bravo. persone le portano in Libia allora, allora, allora non dica che è colpa dei, dei, se muoiono lì, è colpa di, di coloro allora. che, li, che li fanno arrivare Beh, in sì. Libia ecco, allora. iniziamo a dire le cose come sono allora, perché se no lei no, racconta no, una mezza verità, no, abbia pazienza io tutta la verità no, io. questa è una mezza verità, Vabbè. perché se sono lì dimostra che c'è qualcuno che ce li porta da Centrafrica, e quindi lei si dovrebbe Preoccupare di chi li porta Bravo. lì? Di chi li fa morire in mezzo al e deserto, di questo, questo si dovrebbe preoccupare, e di questo mi preoccupo. No, non si preoccupa, perché se lei l'unica cosa che ha fatto fa dire, è dire il ministro e lo, basta lo, quando è il ministro dell'Interno. Abbia pazienza, non, non mi sì. ha fatto nemmeno finire. Eh, sono sono non lo dica, non lo dica una lo verità: lo dica la verità insieme. E io non la interrompo. Se mi fa parlare, facciamola finire. Se mi fa parlare, la dico, se non mi fa parlare, come faccio Allora, È chiaro. Uno, il ministro Salvini, li fa morire in Libia, perché questo è una verità, perché li ha fermati lì, non, non, anche da il ministro precedente tentava di fermarli, ha tentato di fermarli lì, altri li hanno fermati in, 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 in Turchia, e quindi sono stati tutti fermati sul bordo del Mediterraneo, e lì ci muoiono, certezza della pena, non c'è dubbio. È vero che il viaggio è organizzato dai trafficanti, è esattamente, è esattamente questo il problema, è esattamente qui che si dovrebbe intervenire. Come? Cioè, queste persone viaggiano per, delle volte per più di un anno, tra deserto, mare, campi di concentramento, campi di raccolta, torture, maledizioni, viaggiano sempre in mano a criminalità organizzata. Sono immersi in contatto continuo con la criminalità organizzata e devono farci compromessi giornalieri per sopravvivere, perché gli danno da mangiare, perché gli consentono di ripartire. Allora. Il problema è far saltare questo meccanismo dei viaggi fatti da, da, dai trafficanti. Come si fa? C'è un modo, se, che è già sperimentato: è quello dei corridoi umanitari. Ci sono in funzione, c'è stata lunedì una trasmissione di. di, di come si chiama? quella che fanno i. non Report, l'altra. vabbè, allora, un eh, po' mi verrà. Eh, c'è stata una trasmissione su questo, esemplare, su, su Rai 3. Eh. Eh, esemplare che ha dimostrato come già funzionano, ma non per, per iniziativa dei, dei governi, funzionano per iniziativa della comunità di Sant'Egidio, per la Chiesa Valdese e altre organizzazioni, altre ONG private, che eh, organizzano i corridoi umanitari che portano persone con canali legali in Italia, al di fuori dei contatti con la criminalità organizzata. Questo è il primo modo di tagliare alle radici il problema. Ecco che si può intervenire sui viaggi, a voglia se si può intervenire, però bisogna volerlo fare. Dove bisogna poi, bisogna metterlo in piedi. ma da Nigeria non ci sono problemi, parliamoci e di chiaramente. E, di, pensiamo, e pensiamo eh. che in Italia abbiamo qualche centinaio di ONG, che sono in rapporto con tanti paesi de del sud del mondo, abbiamo, io penso, qualche migliaio di associazioni, parrocchie, mh, organizzazioni varie, che hanno rapporti con piccole comunità, cioè ogni parrocchia ha un rapporto con un collegio di suore, con un'altra parrocchia in Africa, in Asia. È un patrimonio che invece di sputargli addosso a questi qui, sarebbe da valorizzare per organizzare dei viaggi legali dove già c'è un rapporto tra le persone che vengono e quelli che qua ci sono e dove si può fare quel lavoro che state anche dicendo, prepararli, insegnare all'italiano, cioè far arrivare persone che hanno già un rapporto con la nostra società. Questi sono i corridoi umanitari e questo taglia, la testa, taglia le gambe e la testa alla criminalità. Questo non vuol dire che non ci sarà più criminalità, perché questo sarebbe illusorio e, e fuori di strada dirlo. Per cui la seconda cosa, dopo mi cheto, la seconda cosa su cui intervenire è l'arrivo qua. Qua sono abbandonati a se stessi. Eh, questo è problema qua sono abband Sono abbandonati a se stessi sono stati chiusi gli sprar. Sono state chiuse tutte le, le possibilità di accoglienza. Avete chiuso la Casa delle Culture per parlare di Arezzo e basta, ma poi il resto anche nelle altre città. È stato chiuso tutto quello che era un punto di riferimento che poteva essere una sede dove le persone che arrivavano potevano trovare un punto di, di, di raccolta, di riferimento, di integrazione, di ragionamento con la società locale. Non c'è più stanno, stanno un tutto il giorno senza fare niente non è, è chiusa in parte. In, parte Come, i in parte i servizi, prima era sì, di Oxfam sì, che questa, se ne occupava, oggi se ne occupa naturalmente una, la fraternita e è, quindi viene gestito una, da degli aretini non è una vecchia storia, è dato di fatto se lei la, riesce la, a la, capirlo bene io no, la casa fare. delle culture la fraternità fa lo sportello quello che è il servizio che deve essere offerto e poi lì ci sono una serie di servizi attivati abbiamo già fatto una discussione in questa stessa sede con, eh, sulla Casa delle Culture quindi non la ripetiamo, la Casa delle Culture era molte altre cose che non ci sono più, quindi tant'è vero una delle cose per esempio era anche un luogo dove poter organizzare eventi, quello che Franchini lamentava che non c'era Saglione diceva abbiamo un luogo dove la Casa delle Culture era anche un luogo dove organizzare eventi di questo tipo, quindi il problema è, è questo, quello è. di creare integrazione, ha ragione tante, Franchini, il, il problema però non è che l'integrazione dice no. devono farla loro, l'integrazione si fa in due. Questo, scusate, ma l'integrazione deve essere fatta in due: ci deve essere la volontà di chi arriva e la volontà di chi accoglie. Cioè, alla fine del processo di integrazione c'è una mescolanza delle due cose: se no non è integrazione, se no non lo so, è contatto. Ma se si parla di integrazione, vuol dire che si deve fare in due. Quello che stanno facendo a, a Saione i commercianti è un esempio: fanno meglio di quel che ha detto. Da, fanno benissimo, sono meritori. Il problema è che. Sol, che questo non lo può fare solo un privato come sono i commercianti. Il problema è che dovrebbe essere l'istituzione che mette in moto questi meccanismi, che li gestisce, che li porta avanti e che li incoraggia e che li incentiva e che li gli favorisce. È che questo manca, non c'è. Istituzionali comunali, eh certo, E eh certo, istituzioni non comunali, comunali, non posso questo non c'è. Sopperire non a tutti quelli che sono no, i problemi, innanzitutto, anche perché non spetta. Non è che poi devono sopperire, devono incoraggiare, però, devono mettere a disposizione risorse, devono mettere a disposizione occasioni per fare queste cose, è che non vengono messe a disposizione, ripeto. Non c'è un posto dove organizzare un evento. Nei quartieri, per esempio, una ci, cosa sono, banale, ci sono ancora casse che sono a disposizione e vedo che in alcuni casi vengono fatte. Quindi non dica che non ci sono, non vengono sfruttate tutte occasioni In ogni caso non c'è una politica per l'integrazione fatta dagli enti locali, dal Comune d'Arezzo, come, come anche in altre città. Eh? Le politiche di, Io, inte se, le politiche se, di integrazione le rispettano dall'amministrazione comunale. A chi, a ah. Allora, se volete, poi veramente posso anche non parlare più. E però Siamo anche alla fine, però mi preme anche questo. No, fa, fatemelo, dire, fatemelo dire, guardate, è eh, una città nel Belgio, Mechelen, chi vuole anche gli spettatori, digitano su Google Mechelen e vanno a trovare questa esperienza. È una città di 90.000 abitanti, quindi come Arezzo. Come si chiama? Mechelen, Mechelen. Ce qui. Mechelen. <coughs> è una città di 90.000 abitanti, come Arezzo. Era la peggiore città del Belgio per criminalità. Andavano via tutti. Eh, C'è degli, degli, cioè il 30% di stranieri, Arezzo sono il 12. Un sindaco non di sinistra, un sindaco del leader del partito nazionalista fiammingo, quindi penso più vicino alla Lega che alla sinistra, un sindaco che con intelligenza ha messo in moto una serie di meccanismi, dove ci sta l'aumento delle forze di polizia, perché ha aumentato le forze di polizia per presidiare il territorio. Ma ha anche fatto tutta una serie di altre cose, il sindaco ha fatto una serie di altre cose, centri di aggregazione, coinvolto la popolazione, tirato dentro l'associazione di volontariato, guardateci, è cambiata da così a così, gli hanno dato il premio internazionale per il sindaco più accogliente d'Europa. Questo è significativo, secondo me, guardateci, guardatelo. Ci siamo eh. arrivati? Visto, visto che fate... I centri di aggregazione ci sono, ci sono le caste. <ride> Quindi sono a disposizione, naturalmente vengono utilizzate, a quello che so io vengono utilizzate per iniziare. Guardi che la, la situazione di me, la conosco, grazie, la conosco. <ride> quindi parliamo naturalmente di due situazioni in due paesi che hanno una legislazione che direi completamente c è, c è, differente. No. No. Ah, <ride> e quindi è è anche con Gestito da un comune ha, ha senso questa cosa, è chiaro che è differente la, la legislazione. Eh, c'è una legislazione diversa, c'è dei sistemi che sono completamente diversi dai nostri, quindi ci sono degli impegni che naturalmente ogni amministrazione deve fare che sono completamente diversi da quelli che abbiamo nel nostro paese. Noi dobbiamo eh, fare le cose in base alla nostra legislazione, in base alle nostre norme. Sì, cioè non, Nessuno sì, può sì, fare eh, al di fuori. Eh. Ma ci sono, eh, ci sono, sono, ci sono i cassi in città e ci sono a pionta. Eh, ci sono tante altre parti di questa città, ci sono nella zona Giotto, ci sono tanti posti dove naturalmente possono essere di aggregazione, dove possono essere fatte iniziative e dove può, la stessa piazza Zucchi viene messa a disposizione. Quindi ci sono tante L'importante è che naturalmente ci sia, ci sia soprattutto la voglia anche di integrarsi, perché ho paura che in molti casi, non in tutti chiaramente, ci sono delle persone, conosco anche io delle persone che sono integrate nella nostra città, conosco delle persone che parlano a Rettino Schietto, come si dice da noi. Eh, ma, questo, ma questo non vuol dire che tutti hanno la voglia di integrarsi. Anche perché lei sa benissimo ci sono, ad esempio, nel decreto Salvini, ci sono anche delle, vengono punite quelle che sono le mutilazioni degli organi genitali femminili. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che ancora oggi purtroppo una parte delle persone che arrivano, una grande parte delle persone che arrivano, non, non vogliono eh, rientrare in quella che è la logica del nostro sistema sociale, ma soprattutto anche de, delle nostre norme di vita che abbiamo. E questa è la cosa importante che deve essere fatta. Poi, per quanto riguarda i corridoi umanitari non è che si può accogliere tutti, naturalmente ci deve essere stabilito un certo numero annualmente di ciò che serve a questo paese per la mano d'opera, per, eh, per quanto riguarda l'inserimento e, e quindi la possibilità naturalmente di poter creare ciò, ma il problema è che in questi anni non c'è anche perché in questi anni abbiamo avuto dei flussi migratori incontrollati e questo è il problema, abbiamo avuto anche dai 180 a 200.000 arrivi in un anno di persone. Non sappiamo in alcuni casi, poi quello, come dicevo prima, cosa hanno fatto, ma cosa fanno oggi, e cosa non fanno. Cioè è stato considerato l'immigrazione un business. La sinistra l'ha considerato un business e quindi cooperative, associazioni, associazioni caritatevoli ne hanno fatto un business, si hanno fatti i propri interessi. Questo. Lo, lo vediamo perché le persone potesse sono in giro per, per la città. La è una mezza bugia. No, è una mezza bugia, è un dato di fatto. Allora sì. non mi dica che non c'è stato business dell'immigrazione. Altrimenti le devo riprendere i allora. tagli di giornale dove le dicono quello che è avvenuto e cosa davano da mangiare a queste persone, cosa che invece di occuparsi di, di integrarli ah, e di fargli formazione, allora queste maggior, persone andavano e maggior, giocavano la a la calcio a pionta, sì. c'erano dalle 300-400 persone nel periodo questi estivo. Questi Quindi non sono, raccontiamoci la novellina, la parte eh, parte raccontiamoci i dati di... quelli che sono. Poi dopo di... lei può avere le sue opinioni, no. ma i dati di fatto non possono cambiare. La maggior parte eh. di questi casi eh. non sono di cooperative legate alla Io sinistra, ne ha altre organizzazioni non ho fatto, no, no, fatto politici, fatto, fatto. politici. Fatto, fatto. ho detto semplicemente che ci sono Cooperative, associazioni associazioni caritatevoli che naturalmente hanno, hanno guadagnato su queste persone. È un dato di fatto, cioè non adesso, è che lo dico io. Adesso sono punite eh. tutte, anche quelle eh, che fanno il Grazie, grazie, grazie a, a delle scelte che ha fatto un governo dove c'era esatto. un ministro degli interni Appunto, che, che si chiama tutte. Matteo Salvini. Sono punite tutte, eh. anche quelle che lavoravano bene. Allora, Antonio Giovanni, volevo sapere eh, anche dal punto di vista delle forze dell'ordine: ne parliamo sempre, no anche come se la dotazione numerica è migliorata. È Sempre quella, eh, rispetto a quello che eh, ci avevi raccontato l'altra sì. volta. Sì, sì, ma come ho accennato prima, c'è stato un, un rinforzo di, di nove agenti che sono arrivati sul finire dello scorso anno, ne devono arrivare altri otto adesso ad aprile, però sono assolutamente insufficienti. Teniamo presente poi che eh, questi agenti sono arrivati solamente in questura. Quindi la polizia stradale, ad esempio, non ha avuto alcun tipo di rinforzo ed attualmente mh, la viabilità ordinaria della, mh, sulle strade provinciali di Arezzo è pressoché assente perché eh, quei pochi che sono rimasti da stradale devono lavorare esclusivamente sull'autostrada perché il Ministero dell'Interno ha voluto dare la priorità a queste grosse artiere stradali a pagamento, quindi situazione sicuramente critica e fino a che non, non ci si metterà in testa che bisogna fare un, una profonda ristrutturazione di tutto il settore sicurezza a livello nazionale, cosa che comporterebbe eh, delle spese minime, basterebbe avere la volontà politica di farlo, purtroppo L'unica cosa che è stata fatta in questi anni è stata la, la militarizzazione del corpo forestale dello Stato, una cosa scandalosa, cioè costringere delle persone a diventare soldati dalla mattina alla sera è veramente una cosa che non ha, è inqualificabile proprio. E questa è stata l'unica riforma che è stata fatta e si è fatto peggio, perché se teniamo presente che il corpo forestale dello Stato è nato come amministrazione civile, e se teniamo presente che è stato militarizzato unicamente durante il ventennio fascista, ci rendiamo conto della gravità della cosa. Se nel 2019, insomma al giorno d'oggi, ancora si può costringere una persona a diventare un soldato, penso che sia veramente una cosa eh, che fa paura anche sotto certi aspetti. Comunque, insomma, in buona sostanza bisognerebbe ristrutturare tutto a livello nazionale, eh, un solo corpo, massimo due corpi di polizia civili, ovviamente non militari, come dicono tra l'altro le normative europee. E così sicuramente la situazione cambierebbe, perché eh, gestire diciamo, eh, tutte queste attività che vengono svolte poi in ogni singola amministrazione comporta un dispendio di risorse economiche, logistiche ed umane eh, veramente ragguardevoli, che poi dopo si ripercuotono sulla funzionalità del servizio di polizia. Piego, ultime parole? Sì, le ultime parole sono queste, che come vediamo appunto... L'integrazione dipende anche appunto da una sicurezza che, magari, è non latente, ma diciamo che, che purtroppo non è fatta come dovrebbe essere fatta perché manca personale. Perché manca. Poi, dopo, io credo che per fare l'integrazione, bisognerebbe. Che ognuno di noi si recasse un po' in Africa e lo facesse non per andare a fare eh, magari la giratina sugli il alberghi safari. o i safari, te, però ma... lo facesse come ho fatto io, 15 <ride> mesi circa a fare il missionario, perché ho così ho fatto, e quindi ecco, e, e così si capirebbe cosa vuol, dire, cosa vuol dire loro e noi. Ecco, io dico che eh, loro eh, probabilmente prima di. di, di capire quello che dovrebbero fare, come dovrebbero comportarsi, eh, bisognerebbe insegnarglielo, perché onestamente se voi andate in Africa vedete che tantissimi villaggi si comportano proprio nello stato prato, proprio come, come, pro, probabilmente come le povere bestie, perché sono tenuti lì. Io mi ricordo che eh, noi avevamo fatto de, delle scuole, noi italiani, diciamo, delle scuole circa 10.000 bambini. E, e lì avevamo trovato i, i, i maestri che trovavamo nei, nei locali, nei, nei, gente locale. certe volte andavamo lì, trovavamo questi qui, briachi, i maestri con i bambini che si tiravano. e quindi ecco, Lì non c'è nessun tipo di insegnamento. Quindi, ecco, ma questo però dopo è un discorso molto più lungo che dipende da tutti i nostri cari governi. Che, eh, dove in qualsiasi paese dell'Africa o dell'Asia trovano la loro speculazione e quindi eh, lì abbiamo succhiato, portato via tutto ciò che eh, nelle varie colonie che è stato fatto e ora praticamente sono eh, lasciati lì e eh, probabilmente a, in Bahia delle Onde. E ecco, quindi per questo che ci sarà tanti di questi corridoi che poi dopo eh, dovrebbero essere umanitari, ma non lo sono e quindi ecco, perché anche lì giustamente come diceva Di anche lì ci si specula, anche lì ci si specula, perché è chiaro che il mondo occidentale, tutto ciò che quello che dovrebbe essere il mondo evoluto è quello che a un certo punto e deve trovare qualcosa dove speculare perché se no mh, non, non si fa non, non, non diverte Quindi questo da qualsiasi parte politica sia quella di destra che quella di sinistra vorrei ricordare non... a Pantini che siamo stati le Noi i primi partiti a dire negli anni 90 aiutiamoli a casa loro sì, 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 ma infatti, però dopo, sì, però dopo no. non è stato fatto no. non, è è non è mai successo sì, mai quando e governeremo anzi, noi, so, faremo, avete già governato, sono, da, sta, sono da stati, da stati tagliati i fondi anche per la cooperazione, sicché... sono due come chiudiamo? Diverse. Io abbia, direi che è stato è una poco cosa. affrontato, Poi, direi, ma anche l'Europa, diciamo. ecco, noi siamo inseriti in un'unità sovranazionale che è l'Europa che sinceramente sulla matrice del, dell'immigrazione è stata molto assentista in questi ultimi anni, perché tutti i paesi europei dovrebbero prendersi le proprie responsabilità ed accogliere un numero di migranti che sia equo. Ovviamente non, non, sol, non solamente quegli stati, chiamiamoli cuscinetto, che si trovano nel sud dell'Europa. Noi paghiamo, siamo uno dei tre più grandi contribuenti dell'Unione Europea, paghiamo miliardi all'Unione Europea tutti i giorni, quindi ci aspettiamo anche qualcosa che, che le istituzioni debbano fare il loro, il loro lavoro. Insomma. Grazie a Giziano Andreani, grazie a Giuseppe Cichinei, ad Antonio Gibelli, a Piago Franchini. Ci vediamo la settimana prossima.